Mi sembri una persona calma e di buon senso. Sei una persona calma e di buon senso. Ragazze, ragazzi, buongiorno, buonasera a tutti. Ancora non so quando pubblicare questo primo episodio di questa nuova serie di un gioco molto atteso, penso da tutti, me compreso. Sono veramente felice di potervelo portare sul canale e questa serie acquista, diciamo, un valore ancora più speciale poiché God of War Ragnarok mi è stato regalato da un iscritto che mi segue da molto tempo ormai, e questa volta ha voluto, insomma, ringraziare del mio operato regalandomi questo gioco. Lui si chiama Lasx, spero di averlo pronunciato giusto, e veramente grazie di cuore. È stata una graditissima sorpresa che mi ha lasciato abbastanza spiazzato, e quindi ringraziate anche a lui per questa serie, insomma, sul canale. Ho già, come al solito, impostato appunto un po' il gioco. Adesso non sto a farvi vedere tutto il dettaglio, però per essere un gioco su console ha veramente una miriade di impostazioni, e anche impostazioni di accessibilità. Quindi devo dire un plauso. Ho deciso, di come per ogni gioco alla fine su console, di prediligere l'aspetto grafico più che il frame rate, e ho già messo i sottotitoli comunque grandi, dimensione dell'interfaccia grande, così le scritte si leggono bene. Spero che non siano però troppo grandi, secondo me no, però vediamo, poi al limite cambiamo strada facendo. Io, anche se insomma il primo God of War praticamente l'hanno giocato tutti, mi sembra però giusto vedere, non so se sia un filmato o qualcosa da leggere, un riassunto, insomma, del primo, della storia fino a qui. Quindi vediamo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Gli dei di questi regni non sono gentili con gli stranieri, credimi. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. C'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. Prima dovrai tagliarmi la testa. Fratello, Odino ti osserva. Ora che stai sterminando la sua stirpe. Vai su questi lidi, scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono stato Dio, e lo sei anche tu. Possiamo fare quello che vogliamo. Ci sono conseguenze se uccidi un Dio. Madre. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente. No, figlio mio! Mio adorato dolce figlio! È mia madre. Guarda, Sera è un gigante. Io sono un gigante. C'è solo una cosa che non capisco. I giganti mi chiamano Loki. Ci penseremo un altro giorno. Un riassunto breve che però
più o meno ci ha introdotto, anche per chi eventualmente non avesse giocato il primo, però che consiglio di fare, lo trovate comunque sia su PS5/PS4 che su PC. Sul canale trovate entrambe le serie, su PS4 e su PC, perché l'anno scorso ce lo siamo, anzi no, all'inizio di quest'anno se non sbaglio, non mi ricordo più, comunque ce lo siamo rigiocato. E adesso direi di partire con una nuova partita. Allora, la difficoltà io sceglierei la massima. Nessuna pietà, cosa dice? È perfetta per chi desidera un'esperienza di combattimento più impegnativa. Un vero God of War, una modalità riservata a chi vuole il livello di difficoltà più alto, che richiede strategie e riflessi soprannaturali. La modalità un vero God of War è disponibile solo all'inizio di una nuova partita. Durante il gioco è possibile ridurre questa difficoltà, ma non riselezionarla. No, ma noi lo giochiamo come abbiamo giocato, diciamo, il primo, a un vero God of War. Sì, va bene. Hai fame? Dove andiamo? A casa. La bufera sta rinforzando. Preparo la slitta. Quanto sarà passato, forse 1 o 2 anni, e lui è cresciuto, ragazzo, come al solito. Per ogni gioco io mi sono informato il meno possibile, quindi a maggior ragione per questo voglio scoprire tutto, insomma, giocando. Ti aiuto. Sei pronto? Ho
sopravvivere al Filbun Winter. Ok. Sì, va bene. Le postazioni vanno bene. E... spero che Fenrir abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò. Ah, Fenrir, il lupo di Loki, sì. Ma è quello gigante? Sentito? Sì. È lei? È lei. Il cerchio non è lontano. No, di no. Sta in guardia! Falchi! C'è la morte con noi. Ok. Non si arrenderà così facilmente, vero? Non lo fa mai, sta attento. Ah, quindi è un'abitudine ormai. Oh. Oh, oh. Ah, attenzione. Eccola! Oh, padre! Lascialo! Preso! Allontaniamoci da lei! Ci sto provando! Sì, ma... Ah, attenzione! Gli alberi stanno cadendo! Ci è mancato poco. Non l'avevo visto. Quello che stavo dicendo. Sta tornando di nuovo! Atreus! Io non voglio combattere! Sto perdendo la presa! Padre! Ti tengo! Ci vuole ben altro con Kratos. Tieniti forte! Il cerchio di protezione è vicino! Oh no! Freya, non siamo tuoi nemici! Freya, fermati! Non costringermi a farlo! Kratos! Ah! Veloce! Forza, forza, forza! Siamo dentro al cerchio. È fatta. Andiamo a casa. Specchi, svanna. Hop. Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpissi. Spero che lasci perdere. Le hai salvato la vita. Ho ucciso suo figlio. Non può lasciar perdere. Già. Sì, però... La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbul Winter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti. Però così ci sta forzando la mano, cioè... se poi distruggiamo tutto motivo c'è stavolta, Faccio io. Quindi nel cerchio, sì, degli alberi non può entrare, una magia non può rompere. Però prima o poi
Secondo me troverà il modo per oltrepassare. Oh, mangiate. Ok, possiamo muoverci qui. Iniziamo la nostra esplorazione. Un altro lupacchiotto qua. Forse dopo. Può essere. Comandi, ok. Op. Ah, non lo sento. Ok. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir. Stai bene? Ah, a dimensioni normali però. Sono qui, bello. È tutto a posto. Lo so. Mi sei mancato anche tu. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande? Così si fa. Bravo. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Per cosa? Mangia ancora, lui vuole vivere. Sta morendo. Sei un bravo lupo. Coraggioso. Veloce e forte. Ma ora devi riposare. Ok? Io starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Sofna. Upfra. Dessu. Sofna. Hedan. Sofna. 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 Ci addestriamo. Cosa? Ha ucciso con la magia? Cioè. No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Perché? A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco.
Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? In teoria Fenrir dovrebbe partecipare a Ragnarok, quindi... Oh. Tornerà in vita? Non so. Oh! Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no, non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Beh, per ora tutto sommato è un inizio abbastanza tranquillo. Vediamo. Parte per Freya. Kratos. Vuoi venire con me? Sei pronto? Cammini come se portassi Ymir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Finalmente la vediamo. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Shh. Avvicinati lentamente. Va tutto bene, piccolino. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. Se possiamo limitare i danni che può causare,
Dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. Anche lei? Vabbè, era forte. Devo occuparmene io? Bravo. Non me lo ricordo sto posto, ma... non questa strada, non c'era. Di qua. Vai. Già avanti. Fei! Rimane poco tempo, amore mio, e c'è molto da fare. Fratello! 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 Dov'è Atreus? È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Non sarà lontano. Stiamo anche lui. Sopravvivere al Fimbulwinter. Ok, Mimir. Fa favori. Vabbè, questo è l'obiettivo. Ok, non ho ancora scoperto. Codex, amici. Vabbè, qua adesso non sto a leggervi tutto. Però Mimir, magari, ha vissuto con noi sin dal nostro ritorno a Jotunheim. Raramente ho chiamato qualcuno amico, ancora meno fratello. Ora facciamo affidamento sulla saggezza e i consigli dell'uomo più sapiente del mondo. E poi è molto compatto e non consuma risorse preziose. Ah, questi sono i lupi. Non molto tempo fa abbiamo salvato un branco di lupi dai banditi accampati al lago dei Nove. Nonostante le mie raccomandazioni, Atreus ha deciso di dare loro un nome. Con questi due a trainare la slitta, adesso spostarsi è molto più semplice. Fenrir, il lupo si indebolisce sempre di più. Atreus tiene tantissimo l'animale e non è pronto ad accettare che stia morendo. In passato gli avrei detto di chiudere il cuore di fronte alla perdita, ma ha già sopportato troppo. Vedo la compassione che ha nel cuore e sono fiero dell'uomo che sta diventando. Ma devo mantenerlo concentrato affinché sia pronto per i giorni bui che ci attendono. Vabbè, a sto punto leggiamo anche Fey. È passato troppo tempo da quando Fey ci ha lasciati. Abbiamo sparso le sue ceneri dalla cima più alta di Jotunheim. Un viaggio che lei aveva pianificato e per il quale nessuno di noi era pronto. I miei sogni hanno come protagonisti lei e tempi più semplici, in cui stare insieme era sufficiente. Il mio compito ora è solo occuparmi di nostro figlio, ma ho ancora tante domande da farle. Sono tante le cose che ancora non capisco. Vedo barlumi di lei in Atreus e mi fanno sorridere. Ma mentre cerco di guidarlo lungo il suo cammino, le stesse domande mi attanagliano. È concentrato su chi diventerà e anche se è sempre più difficile tenerlo vicino, sono grato di poter continuare questo viaggio con lui per ora. Va bene. Nemici, Feia. Feia continua a inseguirci in cerca di vendetta per la morte di suo figlio Baldur. Non voglio affrontarla, era un'amica, ma mi difenderò se sarò costretto. Non vedo una soluzione pacifica alla nostra situazione. Baldur, non rimpiango la morte di Baldur. Se gli avessi permesso di uccidere Freya avrebbe portato avanti la sua missione. Il suo destino non sarebbe cambiato. Non mi aspetto che Freya accetti il fatto che fosse necessario. Probabilmente ci darà la caccia finché uno di noi non sarà morto. Ah, Magni e Modi, anche Magni... Magni sarà? Io ho sempre chiamato Magni, non
non mai... Vabbè. Comunque, i figli di Thor ci hanno inseguito nel nostro viaggio. Magni era forte ed arrogante fino all'ultimo respiro. Modi si è dimostrato un codardo, provato pena per lui nei suoi ultimi istanti. Sembra che gli dei Aesir non siano molto propensi al perdono. Sono sicuro che dobbiamo ancora pagare le conseguenze del sangue che abbiamo versato. Suocio di sì. Ok. Alla fine abbiamo letto tutto, ma sì, due righe. Ok, avevo provato la schivata. Ok, lo scudo. Questo, ok, la lascia. Colpo pesante. Il baratro di Baldur okay. È troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Questa è la corsa. Pensi che abbia preso una scorciatoia nel regno tra i regni? No, le pietre sono al loro posto. E aspetta. Qua? Non è stato aperto. Oh. Anche qui niente impronte. Ah, giusto, aspetta. Ah, qua. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Ah, il fuoco qui. È quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? Qui, qui. Si è infilato qui. Ti sei agitato molto nel sonno, più del solito. Incubi? Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia. No, no. Sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No. Ma questi non sono semplici ricordi. Ok, scattare. Va bene. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. Pronto! E non siamo soli. Va bene. Attacco leggero. Aspetta, devo vedere. Eh sì, mi viene da schivare con un cerchio. Ok. Devo cambiare sta impostazione appena possibile. Mi viene troppo da schivare con un cerchio. Aspetta. Cambiare. No. Sono banditi che si polverizzano. Bandito a sinistra! Oh, aspetta, dov'è? Quello è andato. Bandito a sinistra! Oh. Ah, volevo provare. Sì, fare la schivata perfetta. È la schivata, la parata. Aia. No. Ah, mi stanno massacrando. Piano piano. A sinistra, fratello. Ho sbagliato. Oh. Sì, no, mi viene troppo da schivare con... Aspetta, vediamo se riusciamo a cambiare questa impostazione. Con cerchio abituato nei Souls. No, che fai? Impostazioni. Vedi comandi. No, qua li vede, basta. Riconfigurazione e control. Ecco. Ah, perché ci fanno interagire con cerchio e schivare con X, invertire sti due, interagisci con X, ecco, e schiva con cerchio. Vediamo se così, magari su PC mi pare che li avevo invertiti. Sì, adesso però è vero con X. Sì. Parla chiaro, fratello. Va bene, ci proviamo. Si fermano qui. E non siamo soli. Ok. E in effetti mi trovo meglio, sì. Aspetta.
Ok. Qua. Venga giù, venga giù. No, perché ha mirato l'altro? Vai, tutte e due. È andato oltre. No. Vieni qua. Ok. A destra. No. Qua ero un po' circondato. No. Mi hanno un po'. No. Aspetta. No, ma non mirare là. È perché mi inda a muovere la telecamera, per quello. Oh. Aspetta. Ok, vai. Pochissimo. Ancora uno. Ok, dai. Dannati banditi. Non dovrebbero essere qui. Controlliamo il cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Niente vita. Niente vita. Eccola. Pietre curative. Quindi, avevi ragione. Il cerchio è rotto. Questo spiega gli intrusi. Cos'è successo qui? Come ha fatto a capirlo? Scusa, eh? Ha un orso? Un orso sbranato. Da cosa? Un orso più grande, ferito. Hanno distrutto l'albero. Troviamo Atreus. Sì, tra gli animali e i banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Vabbè, ma se... Ah, questo. Cioè, se basta distruggere un albero per rompere la barriera... È abbastanza fragile, allora. È andato di qua. Però io se voglio vedere di là... Andiamo di qua, dai. Ah, no, niente. Ma questa... Ah, ecco, sì. Ah, beh, ci siamo ricollegati qui, ok. Ah, da qui non si passa. Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Aspetta. Pezzi d'argento, ecco. Iniziamo non a... lo troveremo così. Cerchiamo quella scia di sangue. Dobbiamo fare, iniziare a fare un po' di soldini, mi scusi. Qui, ok, così. Okay. Hai idea del perché il ragazzo sia andato via? Abbiamo litigato. Per lui mi nascondo da Odino. È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. Sì, mi ricordo quella scena, ma... E non avevo ben capito... Però sì, vabbè. Forse che moriva, sì. Non mi ricordo più. Vabbè, continuiamo a seguire la nostra bella scia di sangue. Ma non è che di là c'è qualcosa, tanto... No, giusto... vedi? Allora... Questi 68 denari... serviranno? E a quale parte della profezia credi, Mimir? Sono scettico per natura, ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea.
Sì, ma comunque sono risveglio del gelo. Tieni premuto triangolo per congelare l'ascia e potenziare il successivo attacco e mischio a distanza. Ma oh, questi dita. Banditi non sono molto umani, come sa, eh. Via. Oh. Boom. Olè. Eccolo congelato. Ok. Oh. Lì c'è un baule. C'è un sarcofago. Guardiamo bene. Chi? Abbastanza veloce. No, non l'ho congelata del tutto. Ah, se anche se si congela. Oh, dato la testa. Ok, dov'è finito quel sentiero? Aspetta. Opla. Un attimo, io mi guardo in giro. Sarà di lì? Sarà di lì? Lì non c'è più niente? No. Anche lì c'è un altro baule. Scrigno, vabbè, insomma. Contenitore, ma morto. Ah, ecco. Questa è la frusta. Ok. Aspetta. Non so se è comodo mirare dopo tutto. No. Brutto colpo, stai bene, fratello? Sì, tranquillo. Ah, non c'è quella mossa, andrà presa. No, troppi c'era una mossa. Per una ricognizione. Devono avere un accampamento. So cosa stai pensando, fratello, ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Eccolo qui. Ferro battuto, pezzi d'argento, componente di creazione. Non so se spaccando questi. Ah, ma non abbiamo, è vero, le lame del caos. Magari le prenderemo poi. Torce. Questo... E le tracce vanno in quella grotta. Beh, noi sappiamo dove andare. Possiamo entrare senza farci notare. Ma non è che questo crolla come ci vado sopra? Se vado di qua. Aspetta, di lì è forse di qua. O puoi fare quello. Distruggere tutto. Ma noi non sappiamo solo spaccare. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi? No. Questi non sono qui da molto. Morte dal cielo. Scatta da una sporgenza una volta in aria, premi R1 per sferrare un attacco morte dal cielo. Ecco. Ah, ok. Maledetto. Anche questo mi piace. In arrivo da dietro. No, vabbè, cavolo. Cazzarola, aspetta. Ah, stavo pensando, forse loro. Forse conviene prenderli a pugni. Fa vedere. Vabbè, adesso facciamo quello che ci dice. E però
Vabbè, le spacco dopo. Ok, aspetta, A destra, fratello! No. Dai. Adesso arriva l'altro. Dov'è? Dov'è? Ah, eccolo. Vabbè, capi questo. Il sentiero passa da qui, porta in profondità. Ce ne saranno altri. Ok, dammi qua. Dammi questo. Fammi tornare su. Magari qua c'è qualcosa. Solo che se lo facevo prima mi sentivano. No, per... ah, ok, così. Con la freccina. Perché mi ricordo che i nemici base... era meglio usare le mani. Che la barra di stordimento saliva. E tu poi li prendevi, quindi durante l'animazione eri anche protetto dall'animazione. Oh. Ok. Sono benevoli, ti danno abbastanza vita. Giro. Beh, qualcuno ha incontrato l'orso. Dov'è? Morti, fra! Questi... No, cazzarola. Quello ha una fionda. Aspetta, adesso finché... fratello. Sì, la... noi ci allontaniamo. Ecco. Guarda. Olè. Vedi? Siamo anche protetti dall'animazione. No, in effetti muoiono abbastanza in fretta. Io salgo, Fuoco a sinistra! Volevo... Vai, dai che è scaduta. Va anche lui. È finito sul fuoco. Vedi? Ah no, non è morta. Cazzarola. Aspetta, devo allontanarmi. Oh, dov'è? Ok. No, ha agito prima lei. Comunque, secondo me... può essere che vada bene come strategia. Devo solo ripararmi inizialmente. Togli l'ascia. Aspetta, dove siamo? Ah, da qui però. Ah, però non c'è nessuno. Ok, aspetta. Questi li rompo. Sì, la vita c'è, è stata ripristinata. Cioè, i nemici non ci sono più. Però riparti da lì. Qualcuno ha incontrato l'orso. Allora, aspetta. Oh, guarda, posso fare. Fuoco a sinistra. Quello ha una fionda. Attento, fratello. Anche lì c'è della vita. Faccio così. Guarda, risalgo. Questa la spingo giù. Oh. Quanti sono mo, però? A sinistra! No, urca. No, devo stare qui, 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 qui. Aspetta. No. No.
Forse però così ho un po' esagerato. A sinistra, fratello! Dietro di te! È andato. Vai nel fuoco. Vai nel fuoco. Ah, quelli che sparano. Ok. Sembra che stiano facendo i fatti loro. No, dai. Vabbè. Ok, allora ho battuto, diciamo, la prima ondata. Quindi adesso... aspetta. Devo salire. Ok, la vita non è stata toccata a sto giro. Adesso come salgo? Aspetta, arrivano... eccoli. Aspetta. Dove... Vieni qua. Fuoco a sinistra! Vai, vai, mio. E a sto punto mi devo anche riabituare che in effetti posso usare... lascia. No, beccati questo e tu muori così. Ecco. Olè, ho congelata. Boom. Ecco. Atreus, sei qui? Ok. Beh, direi che è meglio così. Usciamo da qui. Ok, beh, la vita io non la prendo. Se ce l'ho piena, non la prendo. Ok. Il sentiero torna fuori. Dovremo salire in cima per ritrovarlo. I bauli qua li hanno fatti un po' più visibili. Ah, di qua pensavo che c'era una stradina. Sono più luminosi. Ok. Forse Atreus è venuto qui in cerca di riparo. Ha proseguito quando ha visto i banditi e poi è arrivato l'orso. È andato su tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo. Sai com'è fatto il ragazzo? La vita non la prendo. Ok, andiamo fuori.